Comunque sia un uomo e una donna, mi raccomando, non due uomini e non due donne, ma ci sia l'alternanza di sesso. E allora iniziamo. Alessandrini, un grande applauso. Carissimi. Belle parole, ma soprattutto grazie a voi e anche direi grazie a loro che sono una grandissima squadra che si è spesa in lungo e in largo in questa campagna elettorale per portare quelle parole di buon governo che per troppo tempo sono mancate nella nostra regione. Ecco, questa mattina, voi lo sapete, a Narni, che molti di voi sapranno essere in provincia di Terni e non in provincia di Perugia, non me ne vorranno i candidati non della provincia di Terni, ma una puntualizzazione andava fatta. Ecco, il presidente del Consiglio dei Ministri, che aveva detto che non avrebbe fatto mai campagna elettorale, per carità, Dio ce ne scampi e liberi, in ottima compagnia, perché c'era il ministro degli esteri Di Maio, c'era il segretario Zingaretti, c'era Speranza. Però mancava Renzi, tanto per dare il sale, per carità, Bianconi stava lì per caso, non è che li accompagnava per fare campagna elettorale, e si sono chiusi in un auditorium che contiene 200 persone. Siccome tanti erano candidati, non so quante altre persone potevano aver assistito a questa kermesse di questa mattina. E invece noi siamo qui, noi siamo in piazza. Noi siamo in mezzo alla gente, in mezzo al popolo, perché noi non abbiamo paura né delle piazze né del popolo. Bravo Lallo. Perché mentre noi rappresentiamo, anzi siamo il popolo, loro sono una casta. Giusto, bravo. E le caste, le elite illuminate, di solito si rinchiudono dentro i palazzi per cercare di abbarbicarsi a quel residuo potere che ancora gli è rimasto. Ecco, noi invece abbiamo adesso una grande occasione, voi avete una grande occasione, tutti noi abbiamo una grande occasione, quella di spazzare via definitivamente questa casta. E questo noi lo faremo a breve, tra poche ore, perché ormai si parla di ore, non più di giorni, perché noi vogliamo dimostrare che l'Umbria può essere governata per il popolo, per tutto il popolo, e non solo per pochi eletti, pochi privilegiati, per, come si dice sempre, gli amici degli amici, come hanno dimostrato di fare loro in tutti questi anni. E vogliamo che l'Umbria sia governata a partire dai territori e per tutti i territori, e non solo per alcuni, come è successo negli ultimi anni. Ecco, io da sindaco, vedendo la presenza di Matteo Salvini qui in Umbria, ma direi soprattutto nella città di Terni, io credo che prima o poi, grazie al nuovo regolamento, bisognerà pensare a una città dinanza onoraria per Matteo Salvini per tutte le volte che è venuto a trovarci. Segno veramente di ognuno di voi, e sono la testimonianza che la Lega vince bene, ma soprattutto amministra bene, a differenza degli altri comuni governati da altre forze politiche. Quindi grazie di cuore di essere venuti qua. Io invito invece adesso a salire sul palco ai nostri amici, ai miei colleghi parlamentari nazionali che ho visto e che sono qui. Ho visto che c'è Sara, che è rappresentato da Donatella Tesei, e accogliamola con un grande applauso, Donatella Tesei. Grazie di cuore a tutti, siete veramente tantissimi ed è veramente una grande emozione. Siamo arrivati alla fine
di questa campagna elettorale in cui ho cercato di incontrare tutti. Mi sono spostata dal più piccolo dei comuni ai capoluoghi di provincia. Ho voluto fin dal primo momento, abbiamo iniziato, aperto la nostra campagna elettorale a Perugia, ho subito detto, e questa decisione è stata condivisa con Matteo Salvini e anche con tutti gli altri alleati della coalizione, anche a Pavarelli mandano queste foto. Stavo dicendo che abbiamo voluto, fino al primo momento abbiamo deciso che questa campagna elettorale doveva essere conclusa qui nella città di Terni, e non è una scelta casuale, è una scelta perché vogliamo rimettere al centro tutti i territori. Terni deve avere riconosciuto il suo valore, deve avere la vicinanza di questa regione, perché è una città e un territorio che lo meritano, e noi ci saremo. Sono state giornate intense, abbiamo parlato con tutti, con le persone, tra le persone, con le associazioni, abbiamo fatto incontri dalla mattina alla sera. Questo per comunicare che cosa? Per comunicare sicuramente un nostro programma e una nostra visione dell'Umbria che vogliamo, di un'Umbria che è chiamata a ricostruire il proprio futuro, un futuro che è stato negato, una regione che è in ginocchio dal punto di vista economico, dove il tasso di disoccupazione è altissimo, specialmente quello dei nostri giovani, e veramente non è più possibile vedere lo sguardo rassegnato dei nostri giovani e quello